Grazie Presidente. Con questo emendamento il gruppo di Fratelli d'Italia chiede la possibilità che quest'Aula prenda in considerazione la riapertura delle palestre, delle piscine, delle scuole di danza nelle zone bianche, zona gialla, nella zona gialla, secondo il rispetto di protocolli che sono stati forniti dallo Stato nazionale. Per come la vediamo noi, lo abbiamo detto tante volte, dovrebbe funzionare tutto così. Non una chiusura per settori, ma una chiusura che tenga semplicemente in considerazione protocolli sui quali è la politica che deve assumersi le responsabilità. Perché l'impressione che abbiamo avuto, Presidente, è che in questi mesi si sia spesso fatta la scelta più facile invece che quella più giusta. Chiudere per settori era più facile che scrivere e garantire il rispetto di protocolli sui quali invece era il governo ad assumersi la responsabilità. E queste misure alla fine sono risultate irragionevoli. Perché non tutte le palestre sono uguali, così come non tutti i ristoranti sono uguali, così come non tutti i negozi sono uguali, e non si sarebbe dovuto lavorare per settori, ma per garanzie di sicurezza. Però tra tutte queste misure irragionevoli, quella che riguarda le palestre, le scuole di danza e le piscine, sembra obiettivamente una delle più irragionevoli, per varie ragioni. In primo luogo perché, come sa chiunque si alleni, e penso che qua dentro ci sia qualcuno che fa sport, la gran parte delle attività che si possono svolgere all'interno di una palestra si possono svolgere nel pieno rispetto del distanziamento. Nel pieno rispetto del distanziamento. Si possono svolgere con maggiore sicurezza di quella che vediamo spesso rispettata sui luoghi di lavoro o piuttosto all'interno di altre attività. Io faccio almeno quattro tipi di attività fisica diversa, le possono fare tutte con il distanziamento. Tutte. E credo che qui lo sappiano diversi colleghi. E però c'è un aggravante, vede, Presidente. Noi diciamo che chiudiamo le palestre perché dobbiamo difendere la salute? Perché se noi vogliamo difendere la salute in questa nazione, signori, le palestre le dobbiamo aprire. Perché lo sport è elemento fondamentale di benessere. Perché l'attività sportiva aumenta il sistema immunitario, la difesa immunitaria. Mentre se noi costringiamo la gente a non potersi allenare, a non poter fare sport quando vorrebbe farlo, le difese immunitarie si abbassano e allora sì che corre il Covid e non corre soltanto quello. Per cui non c'è molto senso in questa misura, perdonatemi, soprattutto se rapportata ad altre misure. Perché se c'è una cosa che abbiamo imparato del Covid, Presidente, è che è velocissimo nel contagio. Ma è davvero pericoloso per alcune fasce d'età e per alcune patologie. Vi posso chiedere di grazia, che senso ha tenere le palestre chiuse ai giovani e poi consentire gli anziani ad ammassarsi sui mezzi di trasporto pieni di gente per andare a fare il vaccino? Scusatemi, non sarebbe più serio lavorare su un'assistenza domiciliare efficace per gli anziani, che sono quelli che rischiano di più, e consentire invece corretti e sani stili di vita, particolarmente per i giovani? A me pare che sia ragionevole, davvero vorrei che i colleghi con serenità valutassero questa possibilità, e cioè la riapertura di un settore che è suonato sinistramente come un capro espiatorio da parte del governo, che non essendo in grado di dare risposte su problemi efficaci come i mezzi di trasporto, le scuole e tutti gli altri che conosciamo, ha scaricato su quelle che Conte definiva attività sacrificabili. Ma nessuna attività è sacrificabile, e particolarmente non è quella di chi consente attraverso lo sport di avere corretti e sani stili di vita. Concludo. C'era una manifestazione oggi a Piazza del Popolo di questi operatori, oltre 1 milione di persone in Italia sono in realtà in ginocchio. Chiedevano aiuto a noi
chiedevano aiuto a questo Parlamento. C'erano gli esponenti di Fratelli d'Italia a esprimere la loro solidarietà, ma non c'erano solo loro. C'erano anche esponenti di altri partiti politici che adesso mi auguro vogliano essere coerenti e votare questo emendamento. Grazie. Collega Barelli, prego.